La testardaggine del presidente Spina, io voglio arrivare prima a Natale, voglio arrivare prima a Natale. Ma io sapevo di averci una Ferrari tra le mani, solamente che c'erano dei meccanismi, delle situazioni che non erano facili per tutti i motivi che conosciamo, no? Insomma, no? Quindi sapevo benissimo che poi una volta messa la quinta era dura venirci dietro. Però ecco, ripeto, questo è un punto di partenza, dal 25 aprile dobbiamo arrivare davanti. Abbiamo tante potenzialità inespresse ancora. E vedrete che abbiamo Menichini ancora sotto tono, ma quando si sbloccherà, ha fatto 108 gol tra interregionale e eccellenza, ha avuto un grave infortunio. Adesso un attimo che sta sotto botta, ma quando uscirà fuori, vedete, ce ne saranno delle belle. D'Angelo. Gian Domenico, Rulli, Daniello, tutti. Oggi una prestazione, soprattutto nel secondo tempo, maiuscola. La Samp, da inizio del secondo tempo in poi, che tutti vorrebbero vedere, chiudere la formazione avversaria, che sia Urbania, Vispesa, Fermana, chiusa nella propria area. Ma sì, sicuramente, però noi abbiamo rispetto a tutti gli avversari. Se gli avversari vengono qui, ben organizzati, vengono qui, ci aspettano. Non è facile fare 90 minuti a quei ritmi lì, ragazzi, insomma. Però sono contento, insomma. Quindi adesso, raggiunto il primo posto, non si molla più. No, dobbiamo essere attenti partita dopo partita, continuare su questa strada. Io non mollo personalmente, non mollo adesso, non mollerò fino alla fine del campionato. Un augurio ai tifosi? No, quello sicuramente, un augurio a tutti i tifosi, stati vicini. Un augurio particolare alla famiglia di Andrea Pomiri, che è un mio caro amico, grandissimo tifoso della Samp, che era pure a Chiaravalle mercoledì, sta lottando la vita e la morte. Speriamo che la famiglia questo Natale possa essere... C'è ancora una squadra forse del lotto che ormai ci sta dietro, che temi particolarmente, se ce n'è una? Ma noi ce ne sono tanti, sono a Fermana, Vispesaro, Urbania stessa. Noi dobbiamo essere umili e partita dopo partita fare il nostro meglio. Palladini? Palladini ha fatto tutto quello che doveva fare, ha fatto bene, con umiltà, gli devo dire bravo per quello che ha fatto. Grazie Presidente. Grazie a voi.